L'idea di lanciarci da un aereo è nata dal desiderio di affrontare le nostre paure più profonde. E quindi per questo oggi noi ci butteremo. Buonasera, com'è? Tutto a posto? A posto? No. Ci buttiamo, eh? Io però non mi voglio buttare più, ho cambiato idea. Io. Comunque ci sono momenti in cui me la faccio sotto, ma sotto, i momenti in cui dico dai che bomba, sì, oggi volo, cioè perché oggi voliamo veramente, proprio volo, cioè oggi voliamo, mamma mia, assurdo, eh. Io penso che la scena più brutta sarà quella con il Bruno, quello è bello. Hai visto i video? No, non ho visti. Però quando aprono il portellone, vieni lì, vai, bro. Più che altro oscillo, dai. Sono gasato e sono spaventato. Ah, sai cosa? Io se ci penso e penso al fatto che vogliamo, sono felicissimo. Perché poi tutte le persone con cui parlo e racconto questa cosa, non è che mi dicono, cioè non è che la vedono tipo un pericolo, la vedono come che figata, cioè stiamo facendo una cosa bellissima. Non so perché invece io dentro, ma perché non lo devo fare loro, eh. Ma perché non è razionale, cioè se fosse razionale ho paura, cioè, uno dovrebbe pensare che quello là che comunque ci buttiamo, che l'istruttore sta, cioè noi stiamo affidando la nostra vita nelle sue mani, ma lui pure, cioè in trattamento per l'ansia, quindi anch'io, e io sono ipocondriaco, sono stato in trattamento, manie suicide. No, manie suicide non me ne è mai arrivato, però beh sì, però me l'hanno diagnosticato ieri, l'altro ieri, sono mai qua, quindi ma non oggi, però non vuoti. Oggi, vero? Ho dei vuoti di memoria. Bella. Non dovremmo avere paura, come quando sei nell'aereo, tu dici il pilota deve far atterrare, sì, anche per lui il volo. Però non è razionale, è irrazionale. Buonasera. Cioè, buongiorno. Buonanotte, santa sera. Ho fatto anche delle brioche, però ho pensato, ma saranno capaci di mangiare? Io secondo me no. Ma io ti giuro che mi sono affacciato stamattina alla finestra, ho visto il tempo. Ma hai chiamato il... Oh! Ma la stessa cosa che c'è brutto tempo. Mario, voglio dedicarti una canzone. Si chiama Se sopravvivo. Se sopravvivo. Sarà per un motivo. In volo. No, 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 no. Un po' gelo da grignare. Va bene, andiamo. Vuol dire che è alto. Cioè, o è nuvoloso. Dove? Ah, è là. Lo apri subito, bro, 5 secondi lo apri. Ma che cazzo dici? 10 secondi lo apri, no. Ah, secondo me lo apri. Secondo me lo apri, eh. Secondo me lo apri. Lo devi aspettare. Sì, secondo me lo apri, eh. Esatto, 300 metri, tipo. Non... Ma che cazzo dici, bro? Come 300 metri sono No, pochi, però tu sei pazzo. No, 500 però. No, lo apri, no, lo apri a 3.500. Se ti butta 5.000 a 3.500 lo apri. Ma che cazzo dici? Bro, certo. Ma quando mai? Dentro dell'aereo. Qui c'è la porta scorrevole, siamo abbastanza stretti e compatti. Sarà l'istruttore seduto dietro di voi e voi seduti, diciamo, con la schiena contro l'istruttore. Poi sarete agganciati, tirati e eccetera. Quindi, detto così, esatto, quando abbiamo le lezioni, immagino di avere qua il gradino, esatto, i talloni piegati sotto l'aereo, mani qua, testa bella sollevata. Ok. Facciamo l'uscita, okay, quando ti danno il segnale. Ok. Apri le braccia. Apro le braccia e mi ti diverto. Sono molto ansioso, la mia ansia è l'aria. Ciao Giuseppe, piacere. Siete pronti? Mi sa che per l'altezza conviene a me. Questa cosa io guarda, lui, guarda, vale, che siamo matchati. A parte che lui, allora lui mi dà una fiducia in chi è l'altro. Aspetta. Ci siamo, eh? Ci siamo. Thank you.
Bravissimo! E allora Mario come Oh madonna! Allora, ci sono divertiti? Faccio passare solo le funi qua. Grandissimo! Oh madonna! E allora? Oddio mio! Come è andata? Tantissimo! È stato bellissimo! Com'è? Bellissimo, bellissimo. Guarda, quando eravamo là seduti, da quel momento non ho avuto più paura.